Ciao a tutti ragazzi, in diretta da il banco prova Itaba. Itaba Moto, ragazzi. E siamo di ritorno da questa giornata in pista dove, come avevo detto nello scorso video, se non l'avete visto andatelo a vedere, dove l'ho scannata a Cremona come se non ci fosse un domani. Dove hai terrorizzato delle persone. Ho terrorizzato tutti quelli che erano presenti. C'è molto da parlare, difatti questo video sarà molto più tecnico, avremo molto più tempo per parlare rispetto a quello della pista, dove era tutto un... adrenalina. Sarà sul banco, vedremo quanti cavalli sprigionerà. Fa un caldo infernale, abbiamo sulle gomme che abbiamo usato in pista, quindi i numeri saranno da tenere con le pinze. Però è molto curioso, cioè pam pam. Infatti è un fatto di curiosità, ricordiamo che ogni banco ha i suoi numeri, la casa dichiara dei numeri. Noi vogliamo vedere qui da noi che numero viene fuori. Io volevo vedere in pista come disintegravo gli altri 1000. E direi che ci siamo riusciti. E direi che il check l'abbiamo fatto. Perfetto. Si lamentavano, ma... dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Abbiamo capito che non è una moto da utilizzare in pista, ma è una moto da sparo. In verità Kawasaki dice che è una moto assolutamente da usare in pista, ma da persona che un minimo di esperienza ce l'ha in pista, posso dirvi che tutto quello che vuole fare questa moto di sicuro non sono le curve, perché la sensazione da pilota in sella è: abbiamo fatto un motore che, ricordiamolo, 310 cavalli dichiarati, yes, 210 kg di peso, turbina, poi diciamolo bene, compressore, volumetrico. La sensazione in sella era un po' quella appunto di un motore, e poi hanno pensato a costruire intorno tutto il resto. E ci sono delle scelte, non so se sei d'accordo con me, molto, che non capisco, nel senso, abbiamo un Hollins al posteriore, sì, abbastanza nel, sì, suo, okay, onesto, e delle forcelle Kayaba, che Kayaba troviamo normalissima con, sì, qualche regolazione, ma niente di che. E... una pompa freno da 16 che non ci siamo spiegati, infatti dopo 3 giri hai detto: Ale, c'è qualcosa che non va ai freni. No, perché non va ai freni, non ha molto mordente, però con il caldo che c'era pensavo molto peggio, sinceramente. Sì. Delle pinze all'anteriore M50, che sono comunque delle buone pinze, ma questa è una moto che fai 400 km/h, diciamo. E a Cremona ha fatto in quinta, voglio ricordarlo, in quinta, i 309 di tachimetro, uscendo dall'ultima curva 20 km all'ora più lento di un Ducati, sì, e dovendo frenare prima perché non abbiamo ovviamente il supporto, sì, ok. E non siamo tarati di elettronica, perché comunque quando tu giravi l'elettronica si sentiva lavorare veramente tantissimo e perdevamo tantissimo in uscita di curva. Che caga. Non ho ben capito se era un po' il troppo caldo, vi dicendo, ma sul rettilineo, mentre ero lì, nei dossetti, era come se a un certo punto la gomma si staccasse da terra e entrasse il traction. Perché faceva dei sorti di buchettini di, come interruzione di corrente, che, sì, mi dava l'idea fosse quello. Credo, e ci sta tutto. Sì, perché, sì, la spinta vera c'è la terza, quarta, quinta, come abbiamo visto. Sarebbe stato bello vedere sesta, poi cosa succedeva. Sì, ma lì mi trovavano... cosa c'è dopo Cremona? Non lo so. C'è una cosa brutta subito. Ci mi tiro. Ho scordato, perfetto. Bene, direi bando alle ciance, scanniamola sul banco perché vogliamo vedere un vediamo po' di... vediamo cosa viene fuori, dai. Vediamo cosa viene fuori, ma chi la scanna? Io. You serious? No, hai ragione, no, questa non voglio prendere assolutamente nessun rischio. Cacando sotto. C'era un motivo se nei due video su internet dove la mettevano al banco la tenevano con quattro cinghie. Dice che fa troppo movimenti in avanti e lanciargliela nel banco prova non è una cosa... no, non è il massimo. Non è un po' il massimo. No, 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 no. Hai mai avuto così tanti problemi a fare un lancio con una moto? È una giornata molto difficile, è la giornata più calda che c'è quest'estate. Adesso vediamo. Vediamo, un calcio. Oh, oh. Fine per me, vado in galera.
48.000 arance. Allora, prove vero è che questa è una gomma in mescola. Su banco si usa sempre una gomma di mescola stradale. Con una moto normale riusciamo a farlo anche con le gomme in mescola. Questa moto qui ha che quando entra la impressione la turbina ha una potenza veramente impressionante e la gomma in mescola si schiaccia completamente, quindi crea molto movimento in avanti e anche noi continuiamo ad andare indietro, cinghiamo e facciamo, lei continua a venire avanti. Un attimo di preoccupazione nel banco di Tava Moto perché ho visto sto fumo, io già pensavo a motori che esplodevano. Luca non è abituato al banco, ci sono vari colori, dipende dai colori che fa una moto. Esatto. Se lo fa nero diciamo che è gomma. Io ho visto fumo. Purtroppo, e da pilota quando vedi fumo è un casino. Esatto. No, la problematica è praticamente che abbiamo una gomma in mescola dietro, essendo oggi una giornata dove fuori ci sono 40 gradi, la gomma mescola scalda tantissimo, l'abbiamo abbassata, l'abbiamo cinghiata, l'abbiamo bloccata, ma si gonfia tantissimo. No, poi c'è da dire una cosa, gli unici due video che ci sono su internet dei lanci al banco, infatti ci chiedevamo come mai non c'era il lancio del banco. Esatto, non c'era il lancio completo, cioè ci sono gente che fa show durante lake, ma via dicendo, ed è quello che faremo fra poco per il vostro gusto, ma non avevamo trovato e non capiamo il perché e adesso l'abbiamo capito. Sì, un lancio completo fino in fondo. Diciamo che allora dovremmo avere una gomma stradale, una gomma molto dura, riuscire a fare questo lavoro. Purtroppo la moto dobbiamo riconsegnarla il tempo c'è nemico domani. Quindi, abbiamo il tempo di mettere un'altra gomma. Ci sarebbe piaciuto molto. Ma va così. Detto questo, vi faccio vedere una cosa molto bella. La gomma dove è arrivata? Tutti questi riccioli, tutta sta roba qui, è la gomma sparata dalla moto che è a 3 metri e mezzo, 4 di distanza. Comunque adesso, fuoco alle polveri, per favore. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Ha rotto la scatola. Sempre per il discorso gomma. Sono felicissimo e stanchissimo. Ma no, vai da matti, è follia pura, cazzo!